La nostra opposizione a questa riforma costituzionale parte da una ragionata analisi della revisione del titolo quinto. Siamo convinti che accentrare ancora di più i poteri decisionali in capo allo Stato e ai ministeri sulle questioni ambientali sia un esproprio di democrazia verso il basso. Bisognerebbe piuttosto, e questo che proviamo a dire attraverso questo appello che si chiama appunto sui territori decidiamo noi, bisognerebbe riempire nuovamente di democrazia dal basso i meccanismi decisionali, creando nuovi istituti di partecipazione e di controllo sociale. Il nostro no è basato proprio sulla difesa dei nostri territori. Il Senato dà una Camera pari, di pari dignità alla Camera dei Deputati, diventa una Camera di rango inferiore, formata di gente che non ha il profilo professionale, diciamo così, del senatore. Questi soggetti non sono eletti dal popolo. Questo è uno stravolgimento spaventoso. Se è vero, come è vero, che il Senato non ha più una sua posizione di pari rango rispetto alla Camera dei Deputati ed è facilmente manovrabile perché è fatto da nominati e non eletti dal popolo e quindi anche illegale secondo i principi di fondo della nostra Costituzione, e se è vero che con la legge elettorale, che non sarà certamente modificata in questi ultimi 15 giorni, con la legge elettorale anche il 20% al ballottaggio può avere la maggioranza in Parlamento, è molto facile per l'esecutivo, che è già soldato, è già asservito alle multinazionali, alla JP Morgan, alla Goldman Sachs e altre strutture di questo genere, cambiare tutto quello che la JP Morgan dice che gli dà fastidio, e cioè dire i diritti dei lavoratori, il diritto alla salute, il diritto all'ambiente, tutte cose che Renzi ha già realizzato, ma anche prima di Renzi, Monti e Berlusconi. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nei limiti e nelle forme della Costituzione. Il vero sovrano è il popolo. Si tolgono la corona quelli che ritengono di averla impunemente. 150 territori, 150 comitati che stanno lanciando la propria posizione netta per il no alla riforma costituzionale. La nostra esperienza insegna che i movimenti popolari insieme alle amministrazioni pubbliche, nel nostro caso appunto la Regione Abruzzo, siamo riusciti a fermare un'opera impattante per il nostro territorio, ovvero Ombrina Mare. Ebbene, se fosse passata la riforma costituzionale, questa vittoria popolare di democratica non sarebbe mai accaduta, quindi è assolutamente necessario in questo momento che, partendo proprio da chi sui territori si interroga su quale può essere un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le vocazioni dei territori, parte proprio dai territori questo appello a rifiutare questa riforma costituzionale che farà sì che una volta per tutte i poteri per quanto riguarda appunto le infrastrutture e quelle energetiche passino solo ed esclusivamente nelle mani dell'esecutivo. Qui non si tratta di fare una battaglia di retroguardia, cioè qui non è conservazione versus progresso. Il fatto di voler cambiare a tutti i costi non vuol dire che sia un bene, cioè credo che le modifiche vadano davvero meglio ripensate, perché davvero si possa arrivare a un paese più moderno, a un sistema più snello, ma questo sicuramente non è la strada per arrivare a tutto ciò. Dal punto di vista però della questione democratica, a mio parere è molto più preoccupante, dal mio punto di vista, che si voglia tornare al centralismo di Stato, non consentendo l'espressione della democrazia regionale e locale. Le collettività regionali e locali sono assolutamente quelle che saranno più colpite da questa riforma, soprattutto perché non potranno più co-decidere assieme allo Stato la realizzazione di alcuni grandi progetti. Basti pensare all'energia, che torna tutta nelle mani dello Stato.